Campobasso c'è un pronto soccorso che funziona, è quello dedicato ai bambini in piena attività. Intanto il TAR accoglie il ricorso per riattivare i servizi al Santissimo Rosario di Venafro, a Pescara, Pettinari, in calza la Regione, l'ospedale a numeri da Dea di secondo livello. Teramo, al Mazzini donati gli organi di un uomo di 53 anni morto in un incidente con la moto, salve 4 persone. Terrore a Casal Bordino, accoltella il vicino per un parcheggio, 63enne nei guai. Inseguono un orso bruno marsicano per girare un video per i social, il parco, immagini che non vorremmo mai vedere. Boom di presenze ad Agnone nei giorni che precedono il Ferragosto, il sindaco Saia, primi effetti della candidatura a capitale della cultura. A Montagano, in provincia di Campobasso, inaugurata la piazzetta della cultura, un murales racconta la storia culturale del paese. E fino allo sport, il calcio, Coppa Italia Lega Pro, 1-1 al 90esimo, il Campobasso crolla ai supplementari a Giuliano, finisce 4-1. Serie D, l'Isernia vince il Memorial Mazzocco, pallavolo, terza finale olimpica per il fischietto isernino Stefano Cesare. Bentrovati e buona domenica, siamo in diretta, tante notizie nel nostro telegiornale, ma in apertura lo avete sentito dai titoli, c'è la sanità, un'ampia pagina dedicata alla sanità, prima molisana, poi abruzzese. A Campobasso, al Cardarelli, c'è un pronto soccorso che funziona, è quello dedicato ai bambini, questa mattina in reparto la visita della collega Stefania Potente, vediamo tutto. Quello di Campobasso è uno degli ospedali in cui è stato riattivato il pronto soccorso pediatrico, rivolto quindi alla cura dei più piccoli. Il pronto soccorso pediatrico è stato riattivato grazie ad un decreto dei commissari Bonamico e Di Giacomo e recepito dall'ASREM guidata dal direttore generale Giovanni Di Santo. Questa mattina siamo stati proprio all'ospedale Cardarelli per vedere com'è la situazione. Questo servizio di assistenza pediatrica ambulatoriale nei giorni prefestivi e festivi è un'importante occasione per assicurare un'assistenza continua ai bambini nell'età pediatrica 0-16 anni, proprio perché nella chiusura degli ambulatori dei pediatri di famiglia c'è sempre stato il problema del sovraccarico degli accessi al pronto soccorso. Il servizio è attivo dalle 14 alle 20 il sabato e nei prefestivi e dalle 8 alle 20 nei giorni festivi e la domenica. Accesso libero, senza prenotazione ovviamente, totalmente gratuito per i bambini residenti in regione iscritti al Sistema Sanitario Nazionale, con un pagamento di un ticket con un bollettino PagoPA per i non residenti e per i bambini comunitari o extracomunitari. L'importanza di questo servizio chiaramente è sia l'assicurare l'assistenza pediatrica nei giorni festivi, ma come dicevo soprattutto per alleggerire il lavoro del pronto soccorso e di conseguenza dei reparti di pediatria. Restiamo sulla sanità molisana perché il TAR ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Venafro per la riattivazione dei servizi all'ospedale Santissimo Rosario, una sentenza storica, ha commentato il sindaco di Venafro Alfredo Ricci, a conferma che sulla difesa del Santissimo Rosario ci siamo sempre stati e continuiamo ad esserci con fatti e risultati. Adesso, ha aggiunto Ricci, proseguiamo sulla strada del confronto e del dialogo concreto con l'attuale management dell'ASREM, con cui stiamo programmando nuovi servizi fino all'attivazione del punto di primo intervento per tutelare fino in fondo il diritto alla salute dei cittadini, ha concluso il sindaco. Parole che trovano riscontro nella realtà. Questa mattina l'ambulanza partita da Cerro al Volturno è stata costretta a trasferire un paziente all'ospedale di Campobasso per la mancanza di un urologo a Venafro e a Isernia. Insomma, è questa la situazione. Ed è inconcepibile che l'ospedale di Pescara sia ancora un DEA di primo livello, per questo chiediamo con
forza che diventi un presidio DEA di secondo livello, perché ci sono i numeri con oltre 90.000 accessi annui, lo ha detto Domenico Pettinari, capogruppo consigliare cittadini per Pescara, Pettinari sindaco e presidente del movimento Pettinari per l'Abruzzo, tornato a criticare la regione Abruzzo sulla gestione della sanità pescarese. Avere, spiega Pettinari, un DEA di secondo livello significa avere più personale, più posti letto, una strumentazione all'avanguardia e soprattutto tutte le discipline mediche. Per questo potrebbe risolvere il grande problema del congestionamento e delle lunghe liste di attesa. Ancora la sanità abruzzese, donazione di organi nella notte al Mazzini di Teramo. Si tratta di un 53enne che a bordo della sua moto il 4 agosto scorso è stato coinvolto in un incidente stradale a Martinsicuro. Sabato l'uomo è deceduto, l'uomo aveva dato in vita l'assenso alla donazione degli organi a Teramo. Sono arrivate nel giro di pochissime ore equipe da Napoli per il fegato, da Padova per il cuore e dall'Aquila per reni e corne. Le operazioni di prelievo si sono concluse non molte ore fa, a beneficiarne 4 persone. Estremi gesti d'amore come quello che è avvenuto questa notte danno prova di grande solidarietà e generosità sia del donatore molto impegnato nel sociale in vita che dei suoi familiari. Il commento del direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia. La cronaca, andiamo a Casalbordino, dove la comunità è sotto shock per la tragedia sfiorata nelle scorse ore in via Amerigo Vespucci. Un commerciante di 63 anni è indagato per aver colpito con 2 coltellate alla schiena e al petto il vicino di casa, 41enne di nazionalità rumena, operaio per una ditta di calcestruzzi. Alla base dell'aggressione futili motivi che pare siano legati ad un parcheggio. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo ferito all'ospedale di Vasto. Il 41enne non è in pericolo di vita. I carabinieri di Casalbordino e i militari della compagnia di Ortona hanno denunciato il 63enne e stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio. Ed ora ascoltate questa storia: inseguono un orso bruno marsicano per girare un video per i social. Sonia Paglia. L'orso bruno marsicano è una specie straordinaria e unica, ma la sua popolazione è così ridotta da renderla estremamente vulnerabile a minacce sia naturali che umane. La sopravvivenza di questa specie dipende anche dalle azioni dell'uomo, non solo dagli esperti e dalle istituzioni. Recentemente, un video che mostra un'orsa con i suoi cuccioli inseguita da un'auto ha suscitato indignazione all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Questo comportamento, motivato dalla curiosità o dal desiderio di ottenere immagini per i social, potrebbe essere pericoloso per l'animale e per le persone. Gli esperti avvertono che inseguire un orso, soprattutto una madre con cuccioli, può causare reazioni imprevedibili e portare alla separazione della famiglia. È fondamentale che residenti e visitatori del parco comprendano l'importanza di non lasciare rifiuti, poiché anche un piccolo gesto come raccogliere i propri resti di cibo può prevenire l'avvicinamento degli orsi ai centri abitati e ridurre il rischio di abituazione all'uomo, evitando che l'azione si trasformi in una trappola mortale. Come è accaduto in alcune occasioni, i rifiuti vengono deliberatamente lasciati per attirare gli orsi, per scattare foto e video ravvicinati, senza pensare però alle gravi conseguenze. Stiamo a parlare del Parco Nazionale di Lazio, Abruzzo e Molise, 100 anni di attività in un volume, Pasquale Damiani. Il Parco Nazionale di Lazio, Abruzzo e Molise ha compiuto 100 anni, un secolo di vita che ha permesso di raggiungere importanti traguardi. Oggi, con la crisi climatica in atto e con le profonde trasformazioni della società, è necessario avere ben chiari gli obiettivi futuri e condividere l'esigenza di un approccio attento e rispettoso ai tesori della natura, che 100 anni fa si metteva al centro dell'azione del parco.
Il centenario celebrato dal Parco Nazionale è stata una grande occasione per raccontare cosa è stato fatto in un secolo di storia, ha sottolineato il direttore Luciano Sammarone, partendo dall'idea di Erminio Sipari che riuscì, in un periodo estremamente delicato della storia del nostro paese, a trasformare un sogno in realtà, istituire un parco nazionale per dare valore alla natura in sé. In Abruzzo la regione ha raccolto la sfida che il parco porta avanti da 100 anni, conservare le bellezze e i tesori della natura di cui il nostro paese è ricco, ed è scesa in campo in prima persona e investendo risorse importanti per dare forza alle iniziative culturali, coinvolgendo i territori in una riflessione collettiva sui temi dell'ambiente. Nella consapevolezza che il Parco Nazionale di Lazio, Abruzzo e Molise è anche un grande laboratorio di ricerca scientifica da promuovere, ha sottolineato il presidente del parco Giovanni Cannata, e di cui esiti sono da divulgare con grandissimo interesse, è stato pubblicato un volume che raccoglie 100 anni di attività di ricerca sul parco, con il parco e per il parco relativamente a tutte le grandi aree della conoscenza naturalistica. Si è trattato di un bel rendiconto molto ricco di documentazione anche storica, che rimane a futura memoria non solo della comunità scientifica e che proprio per il rilievo nella società è stato presentato a Roma alla Camera dei Deputati. L'iniziativa è stata progettata per dar luogo alla costruzione di una rete di collaborazione per la ricerca finalizzata tra le aree protette, alla quale si sta prestando attenzione da parte di varie istituzioni. Allora la politica, perché Fratelli d'Italia ha incontrato a Isernia i cittadini e i simpatizzanti per illustrare le riforme e i provvedimenti portati avanti nei 2 anni dal governo Meloni, in tanti nel capoluogo Pentro, all'iniziativa organizzata dalla Federazione Provinciale. Si rinnova l'appuntamento estivo, hanno spiegato l'onorevole Elisabetta Lancellotte ed il presidente provinciale Desio Notardonato. L'obiettivo è quello di essere presenti tra i cittadini al fine di raccontare l'operato del governo Meloni, che in poco meno di 2 anni sta cambiando l'Italia con importantissime riforme che la nostra nazione, spiegano Lancellotta e Notardonato, attendeva da anni. Cambiamo argomento. A Pescara i consiglieri Verrecchia e D'Addazio premiano il compositore Cavallone, premiazione seguita per noi da Valentina Ciarlante. Sentite. La musica e la poesia si sposano perfettamente nell'opera di Paolo Cavallone, compositore, pianista, ambasciatore del talento abruzzese nel mondo, ora anche espressione della letteratura. Suoni ulteriori, il titolo del suo libro, anzi un canzoniere, ma anche una biografia poetica, perché rappresenta una raccolta di suoi scritti, ma anche di stati d'animo e di parole che esprimono i suoni. Perché c'è musica in tutto per Cavallone, anche nelle radici che con orgoglio rivendica. L'Abruzzo è nel mio cuore e penso che nella contingenza che ci accoglie della contemporaneità oggi la ricerca delle radici sia essenziale per fronteggiare, per confrontarci con la contemporaneità che è globalizzata. Il suono del mare, il suono degli alberi, io l'ho memorizzato, riesce nelle mie partiture e lo ricordano tutti, chi è venuto lo ricorda sempre con gioia, e se non è stato in Abruzzo io lo faccio ricordare. L'artista, che da Sulmona è arrivato a esibirsi in tutto il mondo, è stato celebrato negli uffici della regione a Pescara dal consigliere Leonardo D'Addazio e dal capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo Verrecchia. È importante seguire quelle che sono le attività di coloro che rappresentano degnamente l'Abruzzo al di fuori dei confini, attraverso il loro intelletto, la loro arte, la loro attività lavorativa, che non possiamo far altro che arricchire con orgoglio questo palmarès che oggi ci consegna qui all'interno del Consiglio regionale. E Verrecchia ha annunciato che a breve l'Assemblea regionale si rimetterà al lavoro sul prestigioso riconoscimento che è stato conferito proprio a Cavallone. Abbiamo, a seguito di una sospensione di qualche anno, ripreso l'attività per il riconoscimento di altre figure, quindi a ottobre probabilmente ci saranno anche nuove personalità che riceveranno questo prestigioso riconoscimento. Boom di presenze ad Agnone in questi giorni che precedono il Ferragosto, primi riscontri positivi sulla candidatura a capitale della cultura. Pasquale Damiani ne ha parlato con il sindaco Daniele Saia, sentite.
Agnone vive un agosto da record per quanto riguarda le presenze turistiche. La cittadina altomolisana, recentemente selezionata tra le 10 finaliste per il concorso per la Capitale Italiana della Cultura 2024, registra un afflusso considerevole di visitatori provenienti da tutta Italia. Tante le manifestazioni che si tengono in questi giorni, come ad esempio il Festival Nazionale del Folklore. Con il supporto di una comunità orgogliosa, ma anche delle istituzioni locali, Agnone è pronta a raccogliere le sfide future e a continuare a stupire i suoi visitatori. Ma diciamo che Agnone, come al solito, ha predisposto un calendario per accogliere, diciamo, gli agnonesi di ritorno, ma soprattutto speriamo di avere un'ondata di turisti anche dopo l'avventura che abbiamo avuto in Capitale della Cultura. Abbiamo avuto, anche se non quantificato, un numero di persone che da marzo sono venute in continuo, soprattutto nei fine settimana in Agnone, e speriamo che questo fenomeno si amplifichi nel mese di agosto. Ecco, una cittadina, Agnone, che vive anche di turismo di ritorno. Sì, assolutamente, poi quest'anno si celebra il turismo di ritorno e noi abbiamo approntato nel programma estivo una giornata dedicata agli emigranti. Di solito ogni anno celebriamo una messa nella Badia di Sant'Onofrio dove ci ritroviamo con tutti gli emigranti. Quest'anno faremo una grande festa insieme a tutti loro. Ha notato spunti positivi per quanto riguarda la partecipazione al Capitale della Cultura? Sì, come dicevo poco fa, noi registriamo questo fenomeno di incremento turistico, di presenze di visitatori che vengono da fuori e che hanno sempre più modo di apprezzare la nostra cittadina, ma io dico il nostro Molise, perché da Agnone poi si spostano in tutte le altre località del Molise. Grande successo ieri sera a Montagano per la 7ª edizione della Notte Bianca della Lettura. C'erano anche le nostre telecamere. I protagonisti della 7ª edizione della Notte Bianca della Lettura sono loro, i piccoli lettori di Montagano, con il consueto appuntamento con le letture di Nati per Leggere. Seminare per raccogliere, la metafora che caratterizza la manifestazione simbolo del cartellone estivo di Montagano, quest'anno impreziosito dall'inaugurazione della Piazzetta della Lettura. E oggi è impreziosito da questo evento particolare, quest'anno dell'inaugurazione di questa piazzetta che vedete alle mie spalle, che è stata così riqualificata con dei piccoli interventi per renderla appunto un luogo celebrativo appunto della lettura dei libri e della cultura in generale, direi, cose a cui Montagano è molto legata per tradizione e per l'impegno che porta avanti nel tempo di organizzare e promuovere sempre iniziative di questo tipo. Piazzetta resa unica dalla presenza del murales Chun dell'artista internazionale Hiroyasu Tsuri, che ha interpretato e rappresentato storia, natura e valore della lettura nel tempo per Montagano. Io ho parlato con ragazzi di Montagano e loro ho detto le storie e culture di qua. E poi ho pensato come posso fare questa idea e storia. E siamo orgogliosi perché il nostro è particolarmente identificativo, racconta un po' la storia di Montagano, il rapporto di Montagano con la lettura e il concetto del tempo della lettura, che è anche tempo della semina. Noi ci teniamo molto a questo concetto ed è legato anche a questa scelta di iniziare ogni anno con le letture per l'infanzia, che devo dire sono l'attività che pratichiamo con maggiore attenzione durante tutto l'anno, non soltanto d'estate, non soltanto in questa occasione. Alle 22 sulla Rampa dei Leoni lo spettacolo interattivo Teatro col Cappello con Massimo De Vita, fondatore del Teatro Officina a Milano, e l'attrice Daniela ai ruoli di Bianchi. E a Castelvecchio Subequeo, in provincia dell'Aquila, l'atto conclusivo del premio di poesia dialettale intitolato a Gina Colangelo. L'amicizia è il tema della 23ª edizione.
Il suono della poesia ha allietato una calda sera d'estate in uno dei borghi più belli della provincia aquilana, Castelvecchio Subequo, e la poesia è anche lo strumento di comunicazione scelto dagli organizzatori del premio Gina Colangelo per onorare la memoria della docente venuta a mancare qualche tempo fa, che tanto amava la letteratura nelle sue varie forme. La manifestazione è cresciuta negli anni e l'obiettivo è affrontare in versi i capisaldi della vita, valori quali famiglia, scuola, amicizia, e proprio questo sentimento è stato al centro della 23esima edizione andata in archivio pochi giorni fa con la premiazione svoltasi nel chiostro della chiesa San Francesco. Poesie sull'amicizia rigorosamente in dialetto, così come voluto dall'associazione Lacetelene, che si occupa di promuovere tante attività per la terza età nel centro anziani del paese, presieduta da Antonio Paolini. Primo premio per Liliana Capone per il suo componimento L'amica me, seconda Anna Maria Di Lorenzo, autrice di L'Ubelle Sendement d'amicizia, terza Nadia Giovanna Di Filippo, menzione speciale per altri 8 partecipanti. Le poesie saranno raccolte in un volume e intanto dal presidente del centro anziani Paolini l'annuncio sul tema del prossimo anno, I colori della vita. E domani alle 18 presso la sala del Cineteatro Italia di Castel di Sangro si terrà una proiezione del film Un mondo a parte, alla presenza del regista Riccardo Milani e dell'attore Sergio Meogrossi, ai quali il comune di Castel di Sangro consegnerà un omaggio di ringraziamento per il coinvolgimento della città nel film. Ed oggi e domani a Carpinone il 22esimo Festival del Folklore, Nicola De Santis. Una fusione di razze e religioni, di stili artistici diversi, di maschere caratteristiche per una reale integrazione tra popoli. 5.000 gli spettatori attesi durante la 2 giorni di eventi. L'edizione 2024 del Festival del Folklore di Carpinone ha tutti gli ingredienti per restare nella storia del folk internazionale. Suoni, colori, musiche provenienti da tutto il mondo. L'11 agosto ci sarà una serata che davvero sarà una serata stupenda secondo me, perché faremo la notte delle serenate e degli strumenti tradizionali, dove ogni musicista, i musicisti dei gruppi, i musicisti spontanei che già stanno aderendo tantissimi, potranno suonare in libertà e poi ognuno potrà dedicare una propria serenata alla persona di interesse. La faremo salire su un balcone, che ne so, il gruppo dell'India anziché il gruppo del Venezuela dedicherà una serenata. Il 12 agosto invece c'è la manifestazione vera e propria, saranno rappresentati 4 continenti, 6 nazioni, 9 saranno i gruppi che parteciperanno, per un totale di più di 250 artisti. Ed ancora per gli appuntamenti dell'estate molisana da non perdere, il 17 agosto ad Acquaviva di Isernia, la sagra della Scurpella. La manifestazione avrà inizio alle 16 con i giochi gonfiabili per i bambini in piazza Carbonari, a seguire alle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la degustazione delle scurpelle, alle 21 il concerto di musica popolare, tequila e Montepulciano Band, infine da mezzanotte DJ set. La manifestazione è organizzata dall'associazione Le Scurpelle Acquaviva APS con il patrocinio del comune. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sull'Abruzzo e sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo di lunedì 12 agosto. Un campo di alte pressioni abbraccia l'Abruzzo e garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Le temperature saranno bollenti. L'Aquila minima 19 gradi, massima 35. Pescara 24-35, Chieti 24-36, Teramo 22-35. Situazione molto simile in Molise. L'alta pressione abbraccia la regione con tempo stabile ed assolato. Campobasso la minima 21 gradi, la massima 35 gradi. Isernia 21-36, Termoli 20-35, Venafro 22-37. Bene, ora ci occupiamo di sport, parliamo di calcio di Lega Pro, della Coppa Italia. Ieri sera a Giuliano è sceso in campo
il Campobasso, che pareggiava fino al 90esimo in inferiorità numerica, poi nei tempi supplementari la debacle. Francesco Presutti. Il Campobasso esce subito dalla Coppa Italia di Serie C. Al primo turno di questa competizione la squadra di Braglia viene superata dal Giugliano dopo i tempi supplementari. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva dei molisani dopo le tre gare amichevoli. Ancora out Fagioli, il tecnico toscano ripropone in avanti la coppia Di Nardo-Forte. Partono bene gli ospiti. Al 14esimo proprio Di Nardo per Riccardo Forte. Russo è costretto ad uscire con un grande intervento. Il match si sblocca alla mezz'ora. Masala serve Valdesi. Sul cross di quest'ultimo Guadagno esce a vuoto. Tutto facile per Jambé che insacca a porta vuota. Al 32esimo grande assist di Jambé per D'Agostino che conclude di destro. L'estremo difensore rossoblu si discatta evitando il raddoppio dei campani. Nella ripresa ancora protagonisti in negativo i portieri. Tiro dalla distanza di Prezioso. Russo interviene in maniera scomposta e regala il pareggio ai molisani. La svolta della partita al minuto 75. Brutto fallo di Pierno, l'ex Pescara già ammonito, viene mandato anzitempo negli spogliatoi dal direttore di gara. All'87esimo punizione di Giorgione, sulla traiettoria ci mette il piede Di Nardo con una deviazione che termina sul palo alla destra di Guadagno. Si va ai supplementari, ma l'inferiorità numerica del Campobasso si fa sentire subito. Nei primi dei due overtime la formazione di Bertotto chiude il discorso qualificazione. Il 2-1 è firmato da Masala, lasciato tutto solo in area. Per il classe 2004 si tratta del suo primo gol tra i professionisti. 5 minuti dopo Giorgione con un lancio perfetto consente a Padula di mettere al sicuro il risultato. Nel secondo tempo supplementare Salvemini fa tutto da solo sulla fascia destra, entra in area e scaglia un tiro fortissimo con la palla che va all'incrocio dei pali. Finisce 4-1 tra gli applausi dei tifosi di casa e la delusione invece dei quasi 150 supporters del Lupo. Nel prossimo turno il Giugliano affronterà nel derby la Casertana. Il Campobasso invece potrà concentrarsi sulla prima di campionato, prevista il 25 agosto in Toscana contro l'Arezzo. Scendiamo di categoria, parliamo dell'Isernia San Leucio che ha battuto 5-0 i cugini della Isernia Fraterna ieri sera nel Memorial Mazzocco che si è svolto a Cerro al Volturno. Memorial seguito da Pasquale Damiani. L'Isernia si aggiudica il Memorial Mazzocco battendo 5-0 i cugini dell'Isernia Fraterna. Una doppietta di Bainotto, Cascio, De Filippo e nella ripresa Baldari. Un primo tempo la squadra che ha dimostrato di avere un gioco spumeggiante. Sì, abbiamo avuto buone indicazioni, certo c'è molto da lavorare perché chiaramente il livello poi degli avversari sarà diverso, però stavamo a mettere i minuti nelle gambe, abbiamo lavorato tanto in questi giorni, quindi poi i ragazzi chiaramente, essendo una squadra nuova, devono trovare l'amalgama giusta, però c'è materiale per lavorare bene. Una squadra che è piaciuta soprattutto sul gioco sulle fasce. Sì, diciamo che noi il campo lo dobbiamo occupare bene, sia in ampiezza che in profondità quando abbiamo la palla. Su questi concetti stiamo lavorando e mi fa piacere che anche da fuori abbiate notato questa peculiarità. In questi tornei conta molto avere l'under giusto. L'Isernia ha avuto del Bianco e Ercolano superlativi sulla fascia sinistra, ma ha sorpreso molto il giovane Antinucci, classe 2007, che nel primo tempo ha retto con tanta personalità il campo. Sì, noi sui ragazzi del posto ci puntiamo forte, anche perché sono ragazzi bravi. E per noi è un orgoglio poterne schierare e avere in rosa tre elementi validissimi. Fa piacere insomma che i ragazzi abbiano capito che per loro è una stagione importante, si stanno allenando forte e quindi questi sono i risultati, però testa bassa e lavorare. Ancora un mese per presentarsi con l'abito da festa d'Ancona? No, veramente lì dobbiamo, più che abito da festa, dobbiamo mettere
degli bei, bei scarponi e andrà a fare una battaglia su tutte le palle. Quindi l'abito da festa speriamo che lo mettano loro, così cerchiamo di sorprenderli. Barbabella, Lesene Fraterna, ha retto bene l'urto contro una squadra di compagine superiore? Diciamo, è stato un test dove noi abbiamo conosciuto le qualità tecniche, agonistiche anche, caratteriali dei, dei ragazzi. Sono, oggi è il quarto giorno che ci vediamo, non avevamo vellità di risultato, volevamo solo vedere come rispondevano questi ragazzi al, a un incontro così importante. Un ritorno di una vecchia roccia della compagine biancoceleste. Guarda, per motivi personali sono dovuto tornare su Roma, però mi sono sentito sempre molisano. E tornando qui posso dire che ho ricevuto degli attestati di stima da, da persone che magari non vedevo da anni, che mi fanno piacere perché significa che se uno si comporta bene la gente te lo riconosce. Il ricordo di un uomo di sport come Luigino Mazzocco è sempre un ricordo stupendo. Sì, noi come famiglia abbiamo voluto ricordare ancora una volta la figura di papà Luigi Mazzocco, tutti lo hanno conosciuto come Gigino, perché ha saputo profondere impegno sia per la propria comunità, quella natale di Cerra Volturno, ma anche per la città che l'ha adottato, che è Isernia. Ha voluto bene a tante persone, si è dedicato allo sport, allo sviluppo sociale di queste comunità e quindi è doveroso ogni anno, appunto adesso per la terza edizione, ricordare l'uomo che è stato in vita, sia come imprenditore ma anche come papà e come uomo di sport. La gara che ha consegnato il titolo olimpico, il secondo consecutivo ai padroni di casa della Francia, la sua terza partecipazione ai giochi, l'arbitro internazionale isernino di pallavolo ha diretto la sua terza finale, stavolta nell'indoor, quella del volley maschile nelle due precedenti esperienze nel beach ad Atene nel 2004 e a Pechino nel 2008 c'erano state altrettante finali in Grecia al femminile ed in Cina al maschile. Parliamo ovviamente del direttore di gara isernino Stefano Cesare, complimenti a lui all'ennesimo traguardo raggiunto. Bene, è tutto con questa edizione del nostro notiziario, grazie per averci scelto, buona continuazione con la nostra programmazione, arrivederci.